Bruno, diciamo che questa sfida con Modena ha aperto la Champions nel migliore dei modi, una partita finalmente vera, anche con qualche schermaglia sotto rete. Sì, ma in partite così è normale che ci siano. Ci sono stati anche un po' a Modena nella gara di campionato e adesso sono due squadre che sono fatte per arrivare nelle finali per vincere, che hanno giocatori agonisti, e per questo succedono queste cose, ma niente di che, fa parte dello sport, però noi siamo molto contenti perché secondo me stiamo migliorando tanto nel nostro atteggiamento come inizio partita, capito? Dobbiamo capire che ogni partita è una finale per noi non possiamo mai mollare, possiamo mai abbassare il nostro ritmo, il nostro agonismo. Secondo me questa è la cosa più importante, che questa squadra sta veramente dimostrando questo spirito e questa è una cosa che sicuramente darà fastidio a tutti quanti. Sta venendo fuori la vera Lube nel momento più importante della stagione perché il mondiale per club è oramai alle porte. Sì, noi sappiamo ancora che abbiamo tanto da crescere, dobbiamo avere i piedi per terra con umiltà, continuare a ogni giorno qua in palestra a crescere, però sì, secondo me, come avevamo detto, dovevamo avere un po' di pazienza in quell'inizio che le cose non stavano succedendo come volevamo, secondo me piano piano le cose si stanno sviluppando della maniera giusta perché noi stiamo lavorando tantissimo, non abbiamo avuto nessun giorno di riposo questa settimana già da un po' e questo dimostra la voglia che questo gruppo ce l'ha di migliorare e di arrivare a quello che meritiamo. Cosa ti è piaciuto di più di questa serata di Champions? Questa è una manifestazione che a me è veramente importante, no? E secondo me l'agonismo, proprio come questa cosa di partite contro squadre forti, che uno entra proprio con una voglia di vincere, sai, con gli occhi da tigre, secondo me questa Lube ha dimostrato, e anche una Modena che non ha mai mollato, anche perdendo 2-0 ha fatto un terzo set anche alla pari tutto il momento, questo è stata secondo me una buona prova di forza per noi.